Presidente Cristiano Marinelli, ad oggi il Pescara Pallanuoto non si è iscritto in A2, ci sono novità e soprattutto ci sono possibilità di tornare indietro? Sì, allora noi non ci siamo iscritti entro il 10 perché appunto la situazione delle Naiad era ancora un attimino incerta e adesso abbiamo fatto domanda di iscrizione seppur in ritardo, abbiamo mandato una PEC, stiamo aspettando che ci rispondano perché comunque nel frattempo con la Regione abbiamo interloquito e pensiamo entro lunedì di poter avere anche una risposta sul futuro delle Naiadi, una risposta definitiva che tuteli anche un attimino il gestore. Nel frattempo abbiamo fatto richiesta, aspettiamo cosa ci dice la federazione. Tempistiche? I tempi noi abbiamo anche sollecitato perché chiaramente abbiamo il problema dei giocatori che hanno magari alcuni hanno anche altre offerte, quindi io spero che entro lunedì massimo martedì possiamo avere una risposta e definire la squadra. Qualora andasse tutto bene come il popolo biancazzurro si augura, obiettivo dichiarato il ritorno in A1. Allora, il problema è sempre lo stesso, per fare un progetto abbiamo bisogno di un po' di anni. Ogni volta io, almeno da quando io seguo la pallanuoto, questo sarebbe il mio quarto anno, ogni anno abbiamo avuto un problema, e il concordato in continuità e poi il fallimento e poi il Covid. Anche quest'anno se riusciamo ad andare avanti, a iscriverci a giugno siamo di nuovo punti a capo. Noi abbiamo bisogno di un progetto almeno a 3-5 anni per chiaro per poter andare in A1, insomma. Quindi non dipende soltanto da me.